Eh già, oggi andremo a vedere i peggiori mazzi del 2013. Interrompo subito quei coglioni che diranno: Jack, ma questo mazzo fa cagare, perché non l'hai messo? no, ragazzi, questa sarà la flop 10 dei peggiori mazzi che io ho provato durante tutto quest'anno. In questa compilation non vedrete solo dei mazzi esteticamente molto brutti, ma troveremo anche dei mazzi che mi hanno proprio deluso e che io reputavo carini fino a quando non sono usciti. Inoltre troveremo anche dei mazzi che sono stati spacciati per belli e vengono tuttora spacciati per belli quando non lo sono. Ed è per questo che mi sono munito di katana. Adesso passiamo ai 10 mazzi che più mi hanno fatto cagare nel 2013. Ma prima, sigla. Nascondo che le LTD blu mi sono sempre piaciute, difatti le aspettavo con ansia fin quando non sono uscite. E comprai addirittura due mazzi. Ma ci sono tre elementi che mi hanno fatto mettere questo mazzo in flop 10. Come prima cosa, la scatolina. Cazzo, non può essere che su una scatolina dell'LTD non ci sia neanche una predizione scritta, una carta qua sopra, un codice a barre, niente. E poi perché tutta blu? Seconda cosa, il grigio. Il grigio dei numeri, dei segni, a me proprio non piace. Almeno potevate fare un grigio che richiamasse il dorso, cioè un po' più scuro. Se facevate i simboli blu sarebbe stato un qualcosa di un po' più carino, forse. Ammetto che la qualità è molto buona, devo ammettere che le carte scorrono, ma ragazzi, che cazzo di bordi hanno? Sono giganteschi. Data la scatolina blu così elegante, mi sarei aspettato un qualcosa di più elegante sul dorso, cioè dei bordi un po' più piccoli. Invece qua non riesco a distinguere qual è il bordo, cioè sono tutte bianche, Cristo. Sì, ragazzi, i mazzi colorati mi piacciono, però a tutto c'è un limite. Ragazzi, ma dove siamo finiti? Nel mondo dei fiori. Questo mazzo può piacere e non piacere. A me, ragazzi, sinceramente mi sembra un po' ridicolo. Però ognuno ha i suoi gusti. Come sapete ci sono dei mazzi molto belli esteticamente, ma la qualità è davvero pessima. Ed è questo il caso delle Nautical, perché il design sia della scatolina sia del dorso delle carte è molto bello, molto ben fatto. Quindi ammetto che mi piace molto il design, ma la qualità è qualcosa di veramente orripilante. E vi spiego anche il perché. Queste carte non sono solo telate, ma sono anche plastificate. Vi faccio vedere un faro shuffle. Giudicate voi. Circa un anno e mezzo fa, io comprai un mazzo e ne parlai bene in una recensione che caricai anche qui sul tubo. Il giorno stesso che feci la recensione, esattamente 2 ore dopo, mi crollarono le palle. Ed è il caso del Tragic Royalty o Royality o come Cristo si chiama. Allora, i colori sono proprio brutti, devo ammetterlo. A me piace il grigio, ma non questo grigio. Insieme al rosso sta davvero male, perché un grigio e un rosso non si può proprio vedere. E andiamo subito a vedere nel dettaglio sto schifo. Il dorso è come quello delle bicycle, soltanto dipinto di grigio, nero e rosso. E devo dire che fa veramente pena. La qualità è quella delle bicycle, ma... cioè, Cristo, non si possono vedere.
E oggi per questo mazzo avrò una fantastica sorpresa. Stiamo per aggiungere le posizioni calde. In sesta posizione troviamo una copia malfatta, secondo me, di un mazzo. Stiamo parlando delle Ace Fultons. Difatti è un mazzo molto particolare che a me in quest'ultimo periodo non mi è piaciuto molto. E vi spiego anche il perché. Molti dicono che assomiglia alle Jerry Nugget. Se il tentativo di Dan and Dave era quello di farle assomigliare alle Jerry Nugget, beh, non ci sono proprio riusciti. Primo punto per la qualità, difatti sono plastificate, scivolano troppo, sono ingestibili queste carte. Secondo punto per il design, il retro è molto semplice, molto carino e a me piace, anche se questo bordo un po' troppo largo, a me non piace tanto il bordo largo, però vabbè, sono gusti. Però l'interno delle carte è molto strano, ogni volta troviamo sto simbolo qua, cioè abbiamo sto simbolo che compare in ogni carta, Cristo, che fa risaltare il simbolo della carta stessa, cioè il fiore in questo caso, bianco, con un affianco sta cosa che non ho idea di che cosa sia. Sinceramente queste carte, uno per la qualità perché sono molto strane, ma a me veramente mi hanno molto molto deluso. Mi aspettavo un qualcosa di più, non lo so se mi sbaglio io, però veramente mi aspettavo un qualcosina di più. Saliamo nelle posizioni calde. In quinta posizione troviamo questo coso, questo mattone che non riesce neanche ad uscire dalla scatola. Ok, se io voglio un mazzo, voglio tirarlo fuori dalla scatola, non voglio che ci rimanga incastrato dentro. E queste carte sono molto strane. Abbiamo la linguetta che è veramente brutta. A me piace tanto il bollino, però qua non lo vedo. Però vabbè, oh ragazzi, non è che si può pretendere tanto. Sì, insomma ragazzi, questo è quanto. Sono delle carte abbastanza strane. A dire il vero non so neanche il nome. Sono 100% plastica e posso giocarci a golf. Siamo quasi giunti al podio. In realtà siamo appena entrati in un acquario. Le Fathom. Mi aspettavo chissà che capolavoro, qualcosa di supremo, e in realtà siamo entrati nella mostra dei pesci. La qualità è molto buona, tutto quello che volete, però a me non piacciono. Devo proprio dire che sono veramente brutte, soprattutto il retro. Il retro è qualcosa di veramente strano da vedere. Sinceramente preferirei una roba tipo così, come quadro da appendere, ci starebbe bene in camera mia. E sì, insomma, la qualità è molto buona, ma per me è no. Secondo me è no. Siamo giunti al podio. Ebbene sì, io non me lo sarei mai aspettato da me. Sì, non me lo sarei mai aspettato da me di mettere le verve in terza posizione. E vi spiego anche il perché. Le Verve già dal nome sanno qualcosa di figo. E dopo ci ritroviamo il classico bordo da gommone. Mi ricordano la Louis Vuitton. Una cosa che non mi piace, oltre al bordo e alla qualità, sono le figure troppo vuote, troppo brutte, e i colori sono veramente osceni. Sì, insomma ragazzi, mi sembrano delle carte molto molto spente. Proprio i colori sono proprio brutti, opachi, moggi, marroncino. Non mi piacciono, lo ammetto. Mi aspettavo soltanto dei colori più accesi e un qualcosa che risaltasse più all'occhio. Cioè mi sembrano delle carte da smorti. Eh sì, al secondo posto non poteva che mancare il buon vecchio Medallion. We spared literally no expense at this. We did everything we could to a deck of cards. We have this sticker seal, the gold foil with the precision printing. We have the deck covered in complete gold with embossing on it. And you probably can't see in the video. Ragazzi, quanto si è discusso per questo mazzo? Quanto? Ditemi. È veramente un qualcosa di fastidioso. Anche il nome, Medallion.
proprio fastidioso. Difatti seguirò il consiglio di quelli della Theory 11. E per finire, ragazzi, abbiamo il Bicicib. Avete proprio sentito bene, il Bicicib, il miglior mazzo mai creato in tutto quanto il cosmo. Non solo è stato copiato, ma non si apre. Ok, si è aperto. Il nome è qualcosa di fantastico. Il bollino è stato solamente disegnato e il dorso è qualcosa di raccapricciante. Le carte sono 200% plastica e posso andare ad asfaltare una strada. Però questo mazzo non lo voglio descrivere io, tantomeno voglio darvi il mio parere, ma lascerò la parola ad un mio caro amico. Zeb, cosa ne pensi di questo mazzo? Grazie Zeb per l'accurata descrizione e la flop 10 finisce qui. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Ringrazio Danny Delusionist per la intro fantastica e il logo, Marco Battistella per le musiche e Zeb89 per il video. Un bacio a tutti quanti, un abbraccio, noi ci vediamo in un prossimo video e adios.